Buonasera cari amici di Safe Drive. Il freddo, la neve, il gelo che ci hanno avvolti in questi ultimi giorni non scalfiscono la nostra voglia di emozionarci ed emozionarvi. Questa sera infatti vi trasmetteremo la nostra passione per i motori attraverso un servizio esclusivo realizzato a bordo della nuova BMW Serie 3 testata sul circuito di Vallelunga. La puntata proseguirà poi con le interviste in studio dei nostri ospiti e con un focus tutto dedicato alla piccola Citroën C1, disponibile anche nel nuovo allestimento DJ realizzato per festeggiare il 30° compleanno di una delle radio più famose d'Italia. E infine incontreremo il primo vincitore della 2012 dell'iniziativa Tester per un giorno, che giudicherà il crossover compatto di successo Mitsubishi ASX. Non perdiamo altro tempo però e apriamo subito il sipario su questa 232esima puntata di Safe Drive. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Riprende con una nuova edizione l'iniziativa Tester per un giorno, ideata e curata dalle redazioni di Safe Drive, Automobilismo e il giornale.it. Sono tante, anzi tantissime, le novità di questo mese, a partire dalla protagonista Land Rover Discovery 4, un fuoristrada puro che alle linee dure della carrozzeria associa oggi un ottimo comfort interno. Dotato del nuovo propulsore potente ed economico 3000 TDV6 da 210 cavalli, Discovery 4 si rivela un veicolo di eccezionale versatilità, in grado di combinare stile e buone capacità di dinamismo su tutte le tipologie di terreno. Iscrivetevi subito attraverso il form che trovate sui siti dei media partner dell'iniziativa. Solo in questo modo potrete avere la possibilità di partecipare a un inedito test drive a bordo di Land Rover Discovery, di raccontare la vostra esperienza alla guida di fronte alle nostre telecamere e di scrivere due veri articoli giornalistici pubblicati sul mensile Automobilismo e sulla pagina web del quotidiano Il Giornale. Inoltre, il fortunato vincitore sarà in questa occasione ospite di una delle esclusive tappe del tour Land Rover Chalet, che tocca le località di montagna più famose d'Italia. Affrettatevi, avete tempo per partecipare sino al 15 marzo. Trascorrere una giornata in pista a bordo di una vettura come BMW Serie 3 è un po' come vivere per qualche ora nel mondo dei balocchi. Ed è proprio così che ci siamo sentiti durante il test drive della sesta generazione della prestazionale berlina tedesca, che, proposta in tre diversi allestimenti, si avvale di motori Twin Power Turbo abbinati al sistema Eco Pro per assicurare grande dinamicità con consumi ed emissioni ridotte. Vediamola insieme. All that I say, you always say more. I can't keep. Sono passati 37 anni dalla prima Serie 3 lanciata sul mercato. Ora che siamo giunti alla sesta generazione e 12,5 milioni di vetture prodotte, è facile affermare che la berlina più venduta della famiglia BMW è matura, riuscendo a ottenere un equilibrio invidiabile tra comfort, prestazioni, piacere di guida e sicurezza. Difficile parlare solo di evoluzione quando ogni parte della Serie 3 è completamente nuova. Il design è più aggressivo, quasi sportivo. Nel frontale spicca il design inedito dei fari, i reni, cioè le prese d'aria del motore, più sporgenti, e una curvatura del lungo cofano che prosegue lungo la linea di cintura. L'altezza rimane sempre contenuta e il lunotto molto inclinato verso il terzo volume, ma grazie a un ritocco delle dimensioni, con 93 mm in più che portano la lunghezza complessiva a 4,624 metri, l'abitabilità è migliorata, specialmente per i passeggeri posteriori, forse l'unico punto dolente della precedente quattro porte tedesca. Anche il bagagliaio beneficia di un ampliamento di 20 litri e ora raggiunge una capacità di carico di 480 litri. All'interno, specialmente potendo accedere alla lunga lista di optional, troviamo lussuosi e curati rivestimenti in pelle, inserti in legno di radica, un ampio display multifunzione ribattezzato Connected Drive,
che dà accesso ai sistemi di sicurezza, comfort e infotainment. Al lancio vengono offerti già 4 motorizzazioni, di cui 2 diesel particolarmente interessanti per il nostro mercato. Un 320 diesel da 184 cavalli e 4,4 litri per 100 km, quindi prestazione e bassi consumi, e una versione che sfrutta praticamente l'efficienza di questi nuovi motori. Parliamo di un 320D Efficient Dynamics con un motore sempre 2 litri di cilindrata per 163 cavalli e 4,1 litri per 100 km. Di serie tutte le versioni dispongono del cambio manuale a 6 rapporti, ma sempre tra gli optional troviamo l'automatico a 8 rapporti, anche con i comandi al volante, a partire da 2.250 euro. Per ora la trazione è solo posteriore, ma è facile prevedere che durante l'ampliamento della gamma arriverà anche la trazione integrale permanente. BMW Serie 3, disponibile nelle concessionarie da metà febbraio, sarà proposta in 4 allestimenti per ogni motorizzazione: base, luxury, sport e modern. I prezzi partono da 37.050 per la 320D base, che diventano 39.050 nella linea sport, o 39.950 per luxury e modern. E ora è il momento del consueto appuntamento mensile con Fabio Maddaro, direttore della rivista Automobilismo. È con piacere che anche questo mese abbiamo in studio Fabio Maddaro, direttore della rivista Automobilismo. Ben arrivato Fabio. Grazie, buongiorno. Per parlare del numero che sarà in edicola proprio in questi giorni, il numero di marzo. Partiamo dall'immagine di copertina, Porsche 911 Carrera S. Sembra sempre quella, però ha qualcosa di estremamente interessante e di nuovo. Sì, ovviamente è la nostra prova più importante del mese, è la, diciamo, la top car del mese. E come dici giustamente tu, sembra la vecchia 911, ma in realtà è tutta un'altra cosa. È completamente diversa forse dal primo all'ultimo bullone, sia dal punto di vista meccanico che anche per qualche modifica, diciamo, estetica che i più attenti coglieranno, ma soprattutto è una macchina decisamente più efficace rispetto alla precedente 911. Scendendo con i piedi per terra c'è un parallelo, sottolineo parallelo, non un confronto, estremamente interessante, direi il parallelo del momento, nuova Fiat Panda e Volkswagen Up, una sfida importante. Sono le due compatte per eccellenza in questo momento e anche forse quelle più attese e richieste. La Volkswagen è una tre porte, la Panda è una cinque porte, ma non solo, non abbiamo potuto fare un confronto diretto per questo motivo, anche perché sulla Volkswagen c'è un tre cilindri benzina di 1000 centimetri cubi, mentre invece sulla Panda c'è un 1300 multijet. Detto questo, sono due macchine assolutamente assimilabili dal punto di vista della loro vocazione, insomma, sono due cittadine compatte, eleganti e anche un po' sfiziosette, insomma. Senti, e guardando sempre nella sezione delle prove e dei test, vediamo anche una station wagon altrettanto accattivante, Audi A6. È una, ovviamente, è l'ennesima evoluzione anche in questo caso di un modello molto fortunato, l'Audi A6. Ormai è una ammiraglia. Questa che abbiamo provato, per esempio, la 3000 TDI con gli optional, prezzo supera i 100.000 euro. Per cui tanta qualità, tanti contenuti, ma anche prezzi molto salati. Senti, magari non a questi livelli, ma prezzi altrettanto importanti per un cuore batticuore, la prova di una vettura che tra l'altro abbiamo seguito anche noi di Safe Drive, Mercedes CLS 4MATIC, un diesel a trazione integrale e un po' coupé. Sì, è una macchina da questo punto di vista trasversale, nel senso che è efficace dal punto di vista delle prestazioni, ma è anche tutto sommato morigerata nei consumi, essendo un buon turbo diesel 3002 di cilindrata. Vedo che Automobilismo ha strillato proprio nella parte alta della copertina alcune delle novità di Ginevra. Se vuoi darci delle anticipazioni. Sì, naturalmente Ginevra è appunto è un appuntamento importantissimo della prima decade di marzo e noi abbiamo strillato la 500L, la Fiat 500L, che probabilmente è la novità di casa nostra più importante, questa piccola multispazio che ricorda vagamente nelle linee la 500 Fiat. Ci sono ovviamente anche molte altre novità, per esempio l'Audi RS4 Avant
oppure ci sono le versioni a 5 porte dell'app, della Volkswagen app, declinata anche con i marchi Seat e Skoda. Direi che per noi, ma anche per i nostri telespettatori, l'appuntamento sarà proprio su Ginevra, con dei ricchi approfondimenti. E che dire, tutto in edicola, a comprare e a leggere il numero di marzo della rivista diretta da Fabio Madaro. Grazie. Grazie, grazie a voi. Radio DJ festeggia 30 anni di successi con Citroen Italia e una versione speciale della piccola C1. Lanciata nel 2005, la City Car francese ha raccolto grandissimi consensi da parte del pubblico internazionale, come dimostra la vendita di 620.000 unità in tutto il mondo. Oggi C1 si rinnova diventando più frizzante ed ecologica che mai, mantenendo la doppia variante a 3 o a 5 porte e soprattutto tanta agilità in 3,44 metri di lunghezza. Diamo il via alla clip. Un topolino da città che non ha paura della campagna. È sempre questa l'indole della C1, la city car di successo della casa francese Citroën, che nel 2012 si propone con una nuova versione ed un look innovativo, ma sempre studiato per sbaragliare il pubblico più giovane e modaiolo. Ed esattamente come Marilyn Monroe, che in soli 1,53 metri di altezza riusciva a nascondere tanto charme e fascino, allo stesso modo la nuova C1 cela dietro ai suoi 3,44 metri di lunghezza buone doti di agilità, comfort e grande tecnologia. Il debutto ufficiale è avvenuto al Salone di Bruxelles il 10 gennaio scorso, dove la quattro posti parigina ha sfoggiato uno sguardo ammiccante non privo di malizia, grazie ai gruppi ottici anteriori arrotondati e al nuovo disegno dei fari fendinebbia con luci diurne a LED. Degno di nota anche il grazioso lato B, con il lunotto in vetro che si fonde con il portellone posteriore. Fedele alla versione di grande successo che debuttò nel 2005 e portò alla vendita di oltre 620.000 esemplari in tutto il mondo, anche la C1 del 2012 si propone in configurazione a 3 o 5 porte. Interessanti novità riguardano invece la scelta dei colori della carrozzeria, con tonalità seducenti come il bianco meringa o il blu Botticelli. Tuttavia, è a bordo che la nuova C1 sprigiona tutto il suo fascino e la sua funzionalità, grazie ai dettagli curati degli interni e alle tecnologie di entertainment più richieste, come il sistema Bluetooth, la radio con lettore MP3 e la presa USB. Un'automobile piccola, ma in grado di fare passi da gigante, come dimostra il nuovo motore 1000 a 3 cilindri da 68 cavalli, che abbinato al cambio manuale può percorrere oltre 23 km con un litro di benzina, emettendo solo 99 grammi di CO2. Citroën C1 è il simbolo per eccellenza delle nuove generazioni di oggi, attente alla sostanza, ma riposta in un involucro in grado di generare un trend. Ecco perché C1 piace tanto al pubblico dei più giovani, che in Italia potranno optare anche per la Special Edition C1 DJ, realizzata in occasione del 30° anniversario di una delle radio più ascoltate sul territorio nazionale. Rispetto alla gamma tradizionale, disponibile dai primi giorni di marzo a partire da 9.450 euro, la versione DJ aggiunge particolari inediti come badge laterali e posteriore, battitacco, tappetini DJ e retrovisori personalizzati glitter black.